Per questo progetto servono un LED, un resistore del valore di 10 kΩ, un pulsante, dei cavi di collegamento e opzionalmente un multimetro digitale. Allora, innanzitutto ciao a tutti. Nel progetto di oggi, che in realtà non è ancora un progetto ma fa parte ancora del gruppo di video in cui spiego le basi di Arduino, queste sono le basi di sistemi di input, in particolare un bottone. E in questo progetto cosa vogliamo fare? Il progetto è questo, il seguente. Allora, noi abbiamo un circuito, dovremmo avere un circuito in cui premendo una volta il pulsante si accende il LED e resti acceso, e premendolo una seconda volta si spenga il LED, come nei sistemi di illuminazione normali, insomma, quelli tradizionali con i relè. In questo caso non c'è bisogno di relè perché abbiamo una scheda Arduino che è molto più di un relè. Allora, come vi ho detto, nella lista ci serve un resistore di 10 kΩ, perché? Per non sovraccaricare il nostro Arduino, quindi procuratevelo, questo in particolare alla percentuale di errore di 1%, che vuol dire che è precisissimo praticamente. Adesso andiamo a fare i collegamenti come da schema, lo schema che vi uscirà in questo momento nel video. Specifico che l'ho creato con un programma che si chiama Fritzing, molto utile, vi consiglio di scaricarlo, è anche gratis. Benissimo, allora il collegamento è semplicissimo. Innanzitutto, per trovare il resistore basta controllare il numero e il colore delle fasce che sono presenti in esso, tramite quelle possiamo risalire al valore. Adesso non so se riesco a metterlo a fuoco perché è molto piccolo, dai. Non ci riesco, però in ogni caso, perché sono sicuro che questo sia da 10 kΩ? Oltre dalle fasce, dai colori che riporta nella parte esterna, che si chiama mantello, nei colori che riporta nel mantello del resistore, mi sono accertato del valore grazie a questo multimetro digitale. Si utilizza in modo molto semplice, si collegano i due puntali o i due terminali, insomma, il nero nel COM, o può essere anche chiamato GND, insomma, diversi nomi, mentre il rosso, che sarebbe il positivo, lo colleghiamo in quello con il fusibile, quindi fa da volmetro, da ohmetro e da amperometro. Allora, come l'utilizzo? Molto semplice. Lo regoliamo in modo tale da avere un fondo scala più grande dei 10 kΩ. Quindi, se noi dobbiamo misurare in questo caso una resistenza da 10 kΩ, il fondo scala lo mettiamo da 20.000 ohm, e quindi 20 kΩ, così, in modo tale che sia maggiore rispetto al valore che dovremmo teoricamente trovare in questo resistore. Allora, ora noi misuriamo, non so se riuscite a vederlo nel display. Leggiamo 10 kΩ circa, 999, ecco 10 kΩ, dovrebbe vedersi, poi fare uno zoom nella parte di editing. Perfetto, adesso noi siamo sicuri che questo resistore sia effettivamente 10 kΩ. Spegniamo il multimetro digitale che adesso non ci serve e lo mettiamo da parte. Fatta questa premessa, ora passiamo ai collegamenti, che sono molto semplici, anche se bisogna fare qualche piccola bisogna seguire qualche piccolo accorgimento, per esempio questo del resistore che molte persone tendono a non utilizzare, ma è che è importantissimo. Senza di questo praticamente si fanno cagate. A proposito, come avete notato, ho finalmente fissato bene la mia scheda Arduino con dei distanziatori, come vedete. Il che mi permette di poterlo muovere tranquillamente con la sua tavoletta simpaticissima, finché non mi arriva il case vero e proprio. Va bene, comunque passiamo ai collegamenti. Ci serviranno circa tre cavi, credo. Sì, circa tre cavi. Allora, i pin che utilizzeremo saranno il 12, il 7 e poi GND e 5 volt. Allora, colleghiamo l'interruttore, il pulsante, scusate. Il pulsante si collega in questo modo. Allora, lo dovremmo collegare nelle due parti separate della breadboard, quindi da un lato i due pin, dall'altro gli altri due. Perché? Perché naturalmente se li mettiamo nella stessa parte di breadboard, il pulsante andrà in cortocircuito, quindi non ci servirà a nulla. Benissimo. Ora partiamo con i collegamenti. Il collegamento è molto semplice. Allora, ci servirà un cavo da collegare al pin 7 del nostro Arduino. Ok? Quindi colleghiamo al pin 7 del nostro Arduino,
e lo colleghiamo qui. Mi raccomando, saltate un foro perché ci servirà per mettere un resistore, quello che poi ci permetterà il controllo, insomma, senza caricare troppo il nostro Arduino. Allora, noi mettiamo il resistore qui, nella stessa linea del cavo che abbiamo appena messo. Ok, a questo resistore andrà collegato il GND. Quindi noi colleghiamo qui, così, e poi lo colleghiamo a un GND qualsiasi, per esempio questo. Ok, ora l'ultimo cavo che ci resta sarebbe questo. E andrà collegato ai 5 volt, così, e andrà collegato, sentite un po', forse non l'avrete capito, andrà collegato all'altro lato. Ok, io ho fatto un po' un casino con i cavi perché non lo so perché, non ci so fare con il cablaggio tramite breadboard. Questo è il nostro schema, naturalmente capirete di più dallo schema che sta uscendo in questo momento che avrò messo dalla fase di editing. Questo è il collegamento. In più basterà mettere poi il nostro LED nel pin desiderato. Io per il momento ho scelto il pin 12, semplicemente per il fatto per la stessa storia dell'altra volta, quindi 8, 9, 10, 11, 12 e il GND. Ok, e anche il LED è collegato, come vedete. Questo è il collegamento da fare, molto semplice e molto efficace. Ora possiamo passare benissimo alla fase software. Ed eccoci qua, siamo nella IDE di Arduino e dobbiamo scrivere il programma. In realtà io l'ho già scritto, adesso sono qui per spiegarvelo. Prima di iniziare a spiegare, però, volevo specificare una cosa. Visto che stiamo tutti imparando a usare Arduino, è scontato, cioè io perlomeno do per scontato che sappiate leggermente programmare, cioè sappiate qualche base di programmazione. Alcune cose ve le spiegherò io, ma alcune cose sono obbligatorie, nel senso non potete sapere cosa è una variabile, perché se non sapete cos'è una variabile non posso insegnarvi molto, prima dovete imparare voi a programmare. E questo non è un corso di programmazione, ma un corso di Arduino, quindi di programmazione base legata ad Arduino. Quindi niente, questa è la precisazione che volevo fare. Ora andiamo avanti. Allora, questo programma non è difficile, ha delle differenze sostanziali in realtà con un altro programma, ma queste differenze sono sostanziali, però fanno parte di quello che è il programma base, cioè sono delle basi che bisogna sapere per poter utilizzare Arduino e per poter creare poi programmi più avanzati. Allora, iniziamo subito. Qui troviamo dei numeri 12 e 7 che, come capite, sono i pin. Qua c'è un define. Cosa vuol dire define? Allora, mentre con int, che vuol dire intero, si specifica, si esplicita una variabile, quindi esplicita una variabile col numero intero che si chiamerà val e che varrà all'inizio 0, invece con define specifico una costante, quindi specifico una costante col nome led che prenderà il valore 12, cioè scusate, non che prenderà il valore 12, che corrisponde al pin 12, quindi ogni volta che io scriverò led sarà sottinteso che sto specificando il pin 12 e questo può essere utile per modificare il pin una sola volta, cioè se io voglio, che ne so, da 12 portarlo a 11, basterà modificarlo qui e verrà modificato in tutto il programma, mentre se io specifico in ogni singola parte al posto di LED il numero del coso dovrò modificarlo singolarmente. Quindi questa è una cosa molto utile, non è obbligatoria, però è molto utile. Quindi abbiamo un define LED che è il pin dove verrà collegato il LED, il pin positivo del LED. Define button che è il pin dove abbiamo collegato il bottone. Sarà il nostro pin pilota, quello che ci specificherà se il pulsante è premuto oppure no. E andiamo avanti. Qui vabbè, abbiamo detto che questa è una variabile, variabile val, che servirà a immagazzinare lo stato del pulsante. Quindi quando noi premeremo il pulsante verrà salvato la variabile 1. Prima di continuare volevo specificare un'altra cosa. In questo tutorial vedremo non uno ma due programmi. Questo programma è quello base, quello per farvi capire come funziona un dispositivo di input. Poi dopo questo vi spiegherò il programma un pochino più leggermente più complesso, in cui
risolveremo il problema principale, che era quello di poter accendere e spegnere un LED cliccando una volta per accendere e poi ricliccando una seconda volta per spegnere. Quindi andiamo avanti. Dentro il void setup, come sappiamo, si settano gli stati dei pin. Quindi noi diciamo il pin LED deve essere impostato in output, il pin di button, che corrisponde a 7, deve essere impostato in input. Questo perché? Perché ci serve un LED, che è un dispositivo di output, e un bottone, che è un dispositivo di input. Qui dentro, quindi dentro il void loop, abbiamo il programma vero e proprio, quello che si ripete all'infinito. Allora, incomincia così: val uguale digital read tra parentesi button. A cosa serve questo? Allora, innanzitutto digital read è il nuovo comando, quello che dovremmo impartire, quindi quello che dovremmo mettere nel programma, in modo tale che lui legga, quindi digital read legga l'uscita digitale, o l'entrata digitale che sta tra parentesi. In questo caso è button, cioè la variabile, la costante è 7. Cioè vuol dire leggi Allora, in pratica questa stringa vuol dire leggi il pin dal pin 7, guarda se ci sono delle novità, insomma, e poi inseriscila nella variabile val, che all'inizio è uguale a 0. Quindi se io faccio partire questo programma, la prima cosa che farà è leggere nel pin 7, leggere continuamente il pin 7, sinché non ci sarà un click nel nostro pulsante, nel nostro bottone. Dopo che è stata messa dentro il val, c'è un if. Allora, come vi ho detto prima, questa non deve essere una serie di programmazione in cui vi insegno a programmare, non specificatamente, però questa ve la posso spiegare perché, vabbè, è una cosa abbastanza importante, quindi anche se non è una cosa che dovrei insegnarvi, io lo faccio. Allora, un if è un operatore di scelta, cioè in questo caso, per esempio, if è tra parentesi c'è scritto val uguale aig. Questo vuol dire se. Quindi come funziona? Dice se dentro la parentesi va messa la variabile da controllare. Cosa vuol dire? Io scrivendo così, praticamente le ho detto al programma: se val, che in questo caso vale 0, è uguale, si mettono due uguali nel l'operatore che equivale all'uguale, in quasi tutti i linguaggi di programmazione è il doppio uguale, mentre un uguale solo significa metti dentro. Per esempio qua c'è un uguale solo, vuol dire metti dentro val digital read tra parentesi button. Invece uguale vuol dire uguale nel linguaggio normale. Quindi se val è uguale ad aig, quindi se il pulsante è premuto, perché quando val è aig, diventa aig, vuol dire che il pulsante è stato premuto. Quindi io premo il pulsante, quindi digital read button leggerà dal pin 7 aig. Aig verrà messo dentro val quando premo pulsante, sto parlando di questo, e val quindi varrà aig. Perciò quando è aig, allora fai tutto quello che c'è dentro queste parentesi graffe. Cosa c'è dentro queste parentesi graffe? Digital write led aig, questo l'abbiamo visto nello scorso episodio, fa accendere il led. Else quindi vuol dire invece se non è così. Allora, else si mette dopo la chiusura dell'if ed è collegata all'if, cioè dice se questo è vero, allora esegui queste operazioni. Invece se questo è falso, allora esegui queste operazioni. Cosa bisogna fare? Allora, se invece non è vero, lascialo spento, cioè spegnilo. Cosa fa questo programma? Semplicemente tiene acceso il LED sinché noi teniamo premuto il pulsante. Quando noi muoviamo il pulsante, il LED si spegnerà. Come vi ho detto, ho fatto questa parte di tutorial, anche se potevo saltarla, per spiegarvi bene come funziona il digital read e l'if. In questo caso il digital read è messo qui, è molto facile capirlo. Quindi ricapitolando molto velocemente, allora il programma legge il pin 7, che in questo caso viene nominato button perché è stato definito qui come costante, button 7. Quindi legge il pin 7, lo mette dentro val, il risultato, quello che ha letto, lo mette dentro val, può essere aig o low, aig se il pulsante è premuto, low se il pulsante non è premuto. Poi if, quindi se il valore è uguale ad aig, cioè se il valore è aig, allora accendi il led.
Se invece non è vero, allora spegni il LED, cioè lascialo spento in questo caso. Naturalmente bisogna stare attenti alle parentesi graffe perché vanno chiuse, ognuna va chiusa. Per esempio, io qua ne ho aperto una e l'ho chiusa qui. Qua ho aperto e chiuso la parentesi dell'else, qua ho aperto e chiuso la parentesi dell'if. Ogni cosa va chiusa. Perfetto, ora la possiamo verificare. Oddio, l'ho caricata direttamente, ma tanto è giusta. La carichiamo. Ed ecco qui, effettuato il trasferimento del primo programma, che come vi ho detto è una fase di spiegazione, in cui adesso vi mostro il programma che non è quello finale e che quindi non risolve il problema che ci eravamo posti all'inizio del video, cioè quello di calcare una volta per accenderlo e ricalcare una seconda volta per spegnerlo. Tramite questo programma possiamo tenere premuto per tenerlo acceso, lasciare il pulsante per spegnerlo. Perché ho fatto questo piccolo pezzo di video che potevo saltare? Per spiegarvi bene come funziona il comando per la lettura del pulsante e quindi spiegarvi bene come funziona il tutto. Benissimo, ora torniamo nel computer per andare nella fase finale, cioè nel programma finale che ci permetterà di accendere e spegnere il LED, cliccando una prima volta per accenderlo, una seconda volta per spegnerlo. A fra poco. Ed eccoci qua, finalmente nel programma finale, quello che ci aiuterà a risolvere il quesito che ci eravamo posti all'inizio del video, cioè come si può fare per azionare un LED premendo una volta il pulsante e spegnerlo premendo il pulsante una seconda volta. Semplicemente con questo programmino che nonostante sia leggermente più lungo dell'altro in realtà è facilissimo da capire. Allora, iniziamo subito con la spiegazione. Come noterete ci sono delle cose uguali, delle cose diverse. All'inizio però è quasi tutto uguale. Allora, i due define li abbiamo già spiegati, quindi andiamo avanti. Se non sapete cosa servono questi due define, vuol dire che non avete visto la parte del video di circa qualche minuto fa. Quindi tornate indietro e lo trovate subito. Allora, int val 0 l'abbiamo già spiegato, int vecchio val. Allora, a cosa serve questa variabile? Questa variabile servirà per conservare lo stato del pin di input. Cosa vuol dire? Servirà a salvare lo stato del bottone, cioè se io premo il bottone una volta, lo premo e lo rilascio, qui salverà high, perché io l'ho mandato in high, cioè salverà il primo valore che percepirà dal pin di input, che in questo caso è il 7. Quindi io premo il pulsante, questo diventa high. E servirà per funzionare come un relè, cioè io calco, resta high, quindi resta acceso il LED. Poi int stato. Questo serve a ricordare lo stato, a immagazzinare lo stato in cui si trova il LED, acceso o spento, quindi 0 spento, 1 acceso. Void setup, andiamo in void setup, sono tutte robe uguali a quelle del programma che abbiamo scritto qualche minuto fa. Quindi saltiamo anche questa parte, void loop. Ecco, qua ci sono molte cose nuove. Allora, a parte il val digital read button, che come vi ho già spiegato è una cosa semplicissima, cioè in pratica legge il valore, legge l'entrata digitale 7 che equivale a button e mette il valore che legge in val. Per esempio, se noi calchiamo, metterà aig dentro la variabile val. E qua c'è un if. Allora, l'if in questo caso è un po' diverso da quello che abbiamo visto nel programma di prima. Perché? Perché prima dentro l'if c'era soltanto una condizione da controllare, mentre qua ce ne sono due, cioè questa e questa. Questo tipo di if si chiama, cioè, scusate, questo gruppo di condizioni separate da due simboli AND si chiama appunto AND. Come funziona? In pratica dentro l'if, cioè, scusate, l'if deve controllare due condizioni. Se una delle due è falsa, allora tutto l'if diventa falso. Se invece tutte e due sono vere, allora l'if è vero. Soltanto se tutte e due sono vere, l'if diventa vero. E quindi svolge le funzioni che sono dentro la prima parentesi graffa. Questo qui. Quindi deve controllare. Innanzitutto deve controllare se val è uguale ad aig, cioè se il bottone è stato premuto. Se il bottone è stato premuto, deve controllare inoltre anche se il vecchio valore è low. Cosa vuol dire? Deve controllare semplicemente se prima il pulsante era spento. È una cosa che si fa per evitare problemi insieme a questo delay. Infatti questo delay e questa condizione sono fatte apposta per evitare che Arduino non faccia in tempo a leggere l'entrata di pin del pin 7.
Perché può succedere che magari premiamo talmente velocemente che Arduino non faccia tempo a riavviare il programma. Molte volte, come vi ho spiegato, dentro il void loop Arduino continua a riavviare il programma all'infinito, cioè a risvolgere tutte le funzioni all'interno di questa parentesi graffa, praticamente tutto il programma. E quindi niente, servirà. Questo delay è una pausa di 15 millisecondi perché va a millisecondi. Servirà semplicemente ad aspettare pochissimi, po pochi cioè un attimo praticamente, ne noi non riusciamo neanche a percepirlo, in modo tale che non si crei qualche inghippo. Poi dice, se questo è vero, allora porta a 1 meno stato la variabile stato. Siccome stato all'inizio vale 0, 1 meno 0 dà 1, e quindi stato diventerà 1. Adesso vi spiegherò, cioè ve lo spiegherò dopo a cosa serve. È una roba semplicissima. Allora, fuori dall'if, quindi lo deve fare in ogni caso, deve fare il vecchio valore. In vecchio valore deve mettere val, cioè il valore che sta dentro la variabile val deve essere inserita dentro il vecchio valore, in modo tale che resti salvata nel programma, perché val poi verrà resettato, mentre il vecchio valore no. Allora, if stato uguale 1, cosa significa? Se stato che si trova qui è uguale a 1 e varrà per forza 1, perché quando noi premiamo il pulsante e in più il vecchio valore è low, ed è ovvio che è low, si fa 1 meno stato. La prima volta che si fa 1 meno stato darà 1, perché stato vale 0 all'inizio, quindi 1 meno 0 1, quindi per forza questo è vero. Quindi viene premuto il tasto, si fa questa operazione che dà sempre 1 la prima volta, quindi questo if diventa vero, allora si accende il LED. Se invece non è vero, allora non si accende il LED, si spegne il LED. Questa in realtà è una. Si chiama una stringa di lavoro, cioè una stringa che non verrà utilizzata per affari esterni, verrà utilizzata dal programma per capire lo stato del LED. Quindi, la seconda volta, immaginiamo la seconda volta, cioè noi abbiamo cliccato il tasto, si è acceso il LED, resta acceso. Si riavvia il programma. Molte volte. Noi ripremiamo il tasto, cosa succede? Val uguale digital read, allora legge lo stato del bottone, diventa di nuovo AIG. Quindi se svolge questo if, se valore è AIG ed è AIG e il vecchio valore è low ed è low, allora fai questo, stato uguale 1 meno stato. In questo caso stato vale 1, quindi 1 meno 1 da 0. E poi cosa fa? Quindi cosa fa? Succede questo, se stato uguale 1, allora fai questo, ma siccome stavolta lo stato vale 0, allora cosa farà? Spegnerà il LED. Ecco qui, questo era il programma che ci permette di accendere un LED premendo il bottone e di spegnerlo premendo il bottone una seconda volta. Come vedete era molto semplice, molto veloce da fare. Trovate tutti i link di questi sketch nella descrizione. E adesso passiamo alla prova pratica, quindi carichiamo il nostro sketch su Arduino. Ed eccoci qua, caricamento completato anche del programma finale, cioè quello che ci permetterà con un clic di accendere il LED e con un altro clic di spegnerlo. Come vedete il programma funziona alla perfezione, è un pochino avanzato rispetto al programma che abbiamo fatto nella scorsa puntata, che era praticamente un programma base, però vi avevo già accennato che la puntata in cui avevi parlato dei dispositivi di input sarebbe stata leggermente più difficile, tra virgolette. Ed è per questo che ho diviso in due i due argomenti. Perfetto, questo progetto è terminato. Quindi con un clic accendiamo, con l'altro spegniamo, tutto funziona alla perfezione. Quindi niente, non mi resta che salutarvi. Io sono Spigherantotto, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, iscrivetevi, condividete. Mi trovate sempre su Twitter, Google Plus o sul mio sito spigherantotto.x10.mx o su Facebook digitando facebook.com/spigherantottoofficial. Io sono Spigherantotto, ciao a tutti!